questa estate, frequentando lo stesso caffè, chiamiamolo caffè letterario, il maestro di Modica mi confidava le sue, diciamo, piccole difficoltà di promuovere il suo grandissimo lavoro, le sue grosse iniziative per questa città. Ma come devo fare? Ma perché non riesco? Di qua, di là, Vittoria merita questo e quell'altro. Pensaci tu, vedi se puoi unire la pedagogia, cioè la tua materia, la mia materia, insieme all'arte. Io lì per lì sono rimasto, diciamo, un po' perplesso ed interdetto, perché mi sono detto, ma come si fa? Ci ho pensato una notte ed è uscito fuori il progetto Nuovo Rinascimento, che si basa sulla passione. Cioè, noi abbiamo unito la mia materia, che insomma è la lotta ai bullismi scolastico, sociale e tecnologico, insieme alla sua arte. Il Trade Union è il toro di Wall Street, il Churching Bull. Come tutti sanno, la parola e il termine bullismo deriva proprio dal verbo bullying, cioè che è il toro che attacca. E allora ho unito le due cose e abbiamo pensato che la passione per qualcosa può essere salvifica nei confronti dei ragazzi. Cioè, un ragazzo che fa il bullo, ma tutto sommato anche un ragazzo che purtroppo subisce, che è vittima, solitamente sono accomunati da una cosa: non hanno una passione. La passione, l'hobby, chiamiamolo come vogliamo, per un qualcosa, che può essere la letteratura, che può essere il cinema, che può essere in questo caso l'arte e la scultura, possono, anzi, sicuramente salvano il ragazzo dalla brutta strada. Questo è il focus del progetto Nuovo Rinascimento. La cosa eccezionale è che il maestro di Modica ha concesso a me, piccolissima e umilissima persona, l'utilizzo della immagine del toro di Wall Street. Cosa che non era mai accaduto dal 1989, data in cui è stata creata e posizionata l'opera lì dove si trova adesso, ad oggi. Qua sarà la stanza per l'esposizione delle opere anche degli studenti sopra, che la scuola verrà sopra di qua, che si deve alzare tutto in vetro, sopra alle arcate. Il pavimento sarà sempre in pietra, fatto, forse pietra lavica o asfalto, pietra asfalto di Ragusa. Ma le pietre nostre, sto cercando di usare al massimo le pietre siciliane per fare muri, per fare tutto.